Bentornati con Pokémon Oro Earth Gold. Mi stanno chiamando al telefono, come sentite, ed è Gennaro Bullo, quindi adesso risponderò. Drarz, buongiorno, qui Gennaro, stavi dormendo? Ti ricordi del mio eccezionale Rattata? Il mio Rattata non ha niente a che vedere con un normalissimo Rattata. Te l'assicuro, è il miglior Rattata fra tutti gli esistenti Rattata! Non ho capito però di quale Pokémon stai parlando. Aspetta! Ha riattaccato. Ok, comunque non vi fate ingannare dall'orario che c'era lì nel Poké Gear, perché non è quello l'orario. L'ho messo un paio di ore indietro. Uovo! Uovo! Oh mio Dio, la parte è iniziata da 40 secondi, abbiamo una telefonata e una schiusura, perfetto. Togepi è nato dall'uovo, allora io non utilizzerò Togepi nel mio team, ma mi sembra giusto dargli un soprannome. Per non farlo sentire escluso, e dato che non farà parte del mio team, è un soprannome banalissimo e lo chiamerò così. E il professor Elmo mi chiama, ecco. Pronto, Drarz? Come sta l'uovo che ti ho affidato? Cosa? Si è schiuso? Wow, che Pokémon è? Dai, vieni subito a mostrarmelo. Ma io avrei anche da fare le mie cose, sai. Comunque ho chiamato il mio Togepi Eggy, che sarebbe uovino. Sì, esatto, perché lui è un piccolo uovo, quindi uovino, Eggy! Ok, basta. Depositiamo Eggy perché non ci servirà, mi dispiace, Eggy. Però fidatevi, utilizzerò Togepi in un mio team, ma non in questo let's play. E penso di aver già spoilerato il prossimo let's play con questa frase, ok? Comunque, rispondiamo a un po' di domande che mi avete lasciato nella scorsa parte. Con cosa registri col NOS GBA? Con che programma? Camtasia. E poi mi avete chiesto anche se farò evolvere Poliwag quando lo catturerò. Ebbene, ho catturato Poliwag. Ecco, ve lo dovevo anche dire. Sì, lo farò evolvere in Poliwhirl e anche in Poliwrath, esattamente, perché non ha senso tenere un Poliwhirl, quindi diventerò un Poliwrath. E a proposito di Poliwag, l'ho catturato, l'ho chiamato Poliswag, e l'ho fatto salire a livello 14. Per quanto riguarda Acrobat, anche al 14, ha imparato Morso. Poliswag ha imparato solo Pistolacqua, l'ho catturato a livello 10 nel percorso per andare a Violapoli, perché nel percorso 32 non c'era. E poi Cinerea è arrivato al 16, quindi, beh, tranquillo, insomma. E possiamo iniziare la grotta di mezzo, finalmente. Adoro questa musichetta. Vabbè che è la stessa delle rovine d'Alfa. Comunque, per recitare la prima parte, io pensavo che la grafica non vi sarebbe piaciuta tantissimo, invece molti di voi mi hanno detto: Drarz, ma che baggianate dici? La grafica è perfetta. Insomma, vabbè, perfetta è un po' un parolone, però beh, sono contento che non vi siate lamentati. Allora, io direi di mettere Poliswag davanti, perché qui tra avventurieri vari e cose del genere, direi che è la scelta migliore. Poliswag time! Ok, perfetto. E tra l'altro la prima parte ha fatto un successo abnorme, nel senso che dopo un'ora c'erano più di 50 commenti, perché i 50 commenti che ho messo sulla, come si chiama, come screen sulla pagina Facebook erano solamente quelli alla parte, senza contare i 20 commenti che mi sono arrivati di risposta a quello mio della condivisione di Google Plus. Dopo un'ora eravamo a più di 70 commenti, oh mio Dio! E adesso al posto di doccia scudo io metterò doppia sberla, così almeno ho una mossa di tipo normale. Offensiva, perfetto. Quindi ragazzi, veramente grazie. Il blocco delle 301 visualizzazioni la prima parte, dopo quanto? Un'ora e mezza, 2 ore, già era bloccato a 301. Dopo 2 ore c'erano quasi 200 mi piace già, quindi non posso fare altro che ringraziarvi. Ok. Comunque, basta parlare delle precedenti parti, parliamo di questa. Qui troviamo una Mega Ball e stiamo facendo man bassa di allenatore. Il nostro Poliswag è già salito a livello 16, non ancora, ma adesso sì. Il che è perfetto, adesso direi di cambiare ordine dei Pokémon. Portiamoli tutti al 16, quindi mettiamo Acrobat davanti. Sì, so che Acrobat non è proprio la scelta più azzeccata per fare, diciamo, questo percorso. Mi viene da chiamarlo Dungeon oramai, vabbè. Può essere anche considerato un dungeon, comunque siamo in un videogioco. Comunque, per fare la grotta di mezzo non è proprio indicato. Intanto abbiamo preso una pozione. Non è indicato tantissimo Acrobat, però insomma con Morso ce lo dovremmo anche fare, dato che lui, se non sbaglio, ha uno Slowpoke. Giusto? Esatto. Quindi Slowpoke di tipo psico con Morso è super efficace, quindi ok. Ci ho usato Sbadiglio, fortunatamente aveva un solo Pokémon.
Una cosa che già sapete, ma che vi dirò di nuovo, è che la skin di quel personaggio è la mia preferita, ovvero quella lì del Poké fanatico, Poké maniaco, non mi ricordo come si chiama. No, lo strumento era dall'altra parte, cavolo, stavo facendo la strada sbagliata. E qui otteniamo una sveglia e siamo fuori dalla grotta di mezzo esattamente adesso. Percorso 33, sta piovendo esattamente come qui. Anche qui piove, esatto. Azzalina a ovest. Qui prendiamo un po' di chicocche, tipo una nera e l'altra è rosa. E l'altra è rosa, ho detto. Ah, lei non è un'allenatrice, quindi ok. E qui c'è un avventuriero, che se non sbaglio ha anche un Machop. È un Geodude e un Machop, mi sembra. Comunque io non, purtroppo non ho ancora attacco d'ala con Acrobat, quindi dovrò accontentarmi di morso per adesso. Che non toglie tantissimo, però comunque fa qualcosa di decente. Semi-decente. Forza! Forza, Acrobat! Puoi farcela e ce la fa! Quasi livello 15, per poco. No, 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 assolutamente no. No. N-O. No. Voglio fare un'ultima lotta perché voglio farlo salire a livello 15. Ok, livello 15. Molto bene. Arriviamo ad Azzalina dove purtroppo... Sì, perché a me piace la pioggia, purtroppo non piove più. Ma come osi? Non ci conosci? Noi siamo il grande, mitico Team Rocket! Si è sciolto anni fa? Ma non farmi ridere, altro che scioglimento, a dire il vero, ci siamo brevemente divisi, ma poi ci siamo riuniti per realizzare i desideri del grande Giovanni. Perdo solo tempo a raccontarlo a te, smetti di distrarmi e sparisci! Sdonk! Wow, complimenti per le onomatopee. No, è scappato! Ma tu sei un po' un infame. Niente, non c'è niente da vedere, è pericoloso là dentro, così faccio la guardia perché nessuno ci vada per sbaglio. Che anima buona che sono, vero? Insomma. Pozzo Slowpoke, detto anche Pozzo della Pioggia, si dice che uno Slowpoke sbadiglia... Uno... Che si dice che se uno Slowpoke sbadiglia possa far piovere. 400 anni fa lo sbadiglio di uno Slowpoke pose fine a una tremenda siccità. Wow, le novelle sui giochi Pokémon sono bellissime. Ok, curami. Donna. Andiamo da questa parte dove c'è la casa di Franz e prendiamo una bicocca bianca. Qui c'è la casa di Franz ed è proprio qui che dovremo dirigerci per sbloccare l'entrata al pozzo Slowpoke. E tu chi sei? Bene, Glarze, vuoi che ti faccia delle bolle? Temo che dovrei aspettare. Conosci il Team Rocket? Non ti preoccupare. Ora ti racconto. Il Team Rocket è una banda di criminali che usa i Pokémon per loschi fini. Ufficialmente si sono sciolti 3 anni fa. In realtà sono al pozzo. Tagliano le code agli Slowpoke per rivenderle. Devo assolutamente dar loro una bella lezione. Tenete duro, Slowpoke! Franz sta arrivando! Ho paura che sia successo l'inevitabile. Devo veramente dirigermi da quella parte. Devo andare a vedere. Notate il pozzo Slowpoke come l'hanno reso figo. L'hanno fatto proprio incavato nella terra. Fighissimo. E siamo nel pozzo Slowpoke, sì. La 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 la. Oh, è atterrato con la schiena. Ma che scusa, dai, non volevo prenderti in giro. Stavo ridendo con te, non di te. Pozzo Slowpoke, signori. Adoro la musica del Team Rocket in HeartGold e SoulSilver. Veramente, veramente bellissima. Ok. E qui prendiamo una super pozione. Sta passando il treno. E qui c'è un'altra recluta del Team Rocket. Questa volta è una femmina. Salve. Zubat contro Zubat. Penso vincerà uno Zubat. Il mio Zubat. Ok, ce l'abbiamo fatta. Lì ci vede l'allenatrice, anzi la recluta, scusate, quindi devo dare una piccola pozioncina, al mio Acrobat. Bravo Acrobat!
Qui c'è qualcosa. A parte il Pokémon selvatico, sì. Non intendevo quello. E infatti c'è una super pozione che ci potrà essere utile contro il fastidioso coughing dell'ufficiale Rocket che stiamo per affrontare. Eccolo lì, quello con i capelli verdi. Che se non sbaglio si chiama Milas. Si chiama Milas. Lalalala, sconfitto. Forza, che arriva al 16. E ok, abbiamo tutta la squadra livellata ai livelli uguali. Quindi adesso possiamo... Oh mio Dio. Ora, come stavo dicendo, possiamo anche cambiare... Non nella borsa. Possiamo anche cambiare l'ordine dei nostri Pokémon e mettere Cinereo davanti. Hello? Esatto, è Milas. Che vuoi? Io sono il più crudele del Team Rocket! Prova a intralciarci e capirai perché! Bene. A quanto pare sei pericoloso. Watch out! We got a badass of Team Rocket here! Andiamo con Braciere e bruciamo le ali a questo Zubat. No, non ci credo, è sopravvissuto! Mio Dio, con un PS o qualcosa del genere? Ok, uno è andato. Adesso ci sarà il fastidioso coughing. Fastidioso perché ha una buona difesa, molto buona. E ci fa smog, porca miseria. Ecco, lo sapevo, per questo! Sì che vi voglio mettere i bastoni tra le ruote, che cavolo. Ecco, beccati questo. Oh mio Dio, per poco non è salito a livello 17! Va bene, ci accontentiamo lo stesso. Sì, il Team Rocket è stato sciolto 3 anni fa, ma abbiamo continuato le nostre attività di nascosto, e non sarà una pulce come te a fermarci. Trema, trema per la paura in attesa della nostra prossima mossa. Se l'ho detto a singolare, va bene, fa niente. Poveri Slowpoke con le code tagliate, che tra l'altro si vede anche dagli sprite che non hanno la coda, perché ha la punta bianca e non si vede. Ce l'hai fatta, Tlarz, hai messo in fuga il Team Rocket, e la mia schiena va un po' meglio, possiamo andare a casa anche noi. Bene. Oh, Tlarz, è stato eroico scendere giù nel pozzo. Come ti ho detto anni fa... Poco fa, perché ho detto anni fa? Il Team Rocket è stato sgominato 3 anni fa... Ecco, appunto, forse l'avevo letto dallo schermo in basso. Da un ragazzo di nome Rosso. Ah già, Rosso, quel ragazzo lì che parla sempre. E si stanno riunendo, non ci può essere niente di buono dietro. Comunque sì, Adlarz, ti ho preso molto in simpatia. Sarò onorato di fare le mie ball per te, che sei così forte. Ora ho solo questa, prendila. E otteniamo una Rapid Ball. Hai delle chicocche per me? Posso trasformarle in ball. No, non ne ho voglia adesso. Oh, peccato. A proposito, vuoi il numero di telefono del nonno? Sì. E registriamo Franz nel Pokégear. Andiamoci a curare, va, che siamo un po' messi maluccio. Donna! Da questa parte c'è il bosco di lecce, e da questa parte potremo anche affrontare il rivale, cosa che farò prima della palestra, esatto. Dimmi un po', è vero che il Team Rocket è ritornato? Cosa, tu l'hai battuto? Ma non farmi ridere! Non stai scherzando? Allora vediamo quanto vali! Lotta contro il rivale! Questa volta non la velocizzo perché questa volta non è come la prima volta che aveva solo un Pokémon e quindi... Cioè, chi se ne frega. Braciere! Stop time! Hai Pokémon anche abbastanza di livello buono, 14. Livello 17 per Cinereo. Croconaw! Contro Croconaw io direi di mandare Acrobat. Che è al 18, porca miseria, i Pokémon più forti dei miei. Usiamo Super Suono, sperando di avere un po' di statistiche dalla nostra parte. Colpiscili da solo, dai. Perfetto. Si toglie anche un bel po'.
Usiamo morso. Brutto colpo, e questo è tutto. Perfetto, si è colpito da solo di nuovo. Dai che stiamo andando bene, si è tolta la confusione, purtroppo. Ora non possiamo... No, aspetta, adesso ci siamo rallentati. E brutto colpo di nuovo, mio Dio, Acrobat, sei tremendo. Dai che ce la possiamo fare. Io non mi ricordo se Croconaw a questo punto aveva già gelodenti o qualcosa del genere, ma comunque non è più un problema nostro, perché l'abbiamo mandato KO. Prossima scelta sarà Zubat, e qui io cambio e metto Poliswag per far lottare un pochino tutti i membri del mio team, no? Vai Poliswag, mostrami il tuo swag! Andiamo con Pistola Acqua. Lui usa morso. Noi usiamo Pistola Acqua di nuovo. Super suono. Morso. Pistola Acqua, ciao. Io direi che possiamo salutarci anche per questa parte con il rivale che se ne scappa a gambe levate. Io vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Nella prossima parte faremo la palestra di Azalina. Per oggi è tutto e alla prossima!